stiamo con la musica e con le canzoni. Allora, intervistiamo prima la musica. La musica dei Gigli in Piazza Duomo. Che emozione danno? La musica dei Gigli è Piazza Duomo, perché io penso che Piazza Duomo sia il centro della festa. Certo. E questo è uno dei motivi per cui il 30 abbiamo voluto fortemente riportare la musica in Piazza Duomo. E lo faremo con le dovute restrizioni, ma lo faremo. Cioè, che farete il 30? Il 30 giugno riporteremo, iniziamo da dove abbiamo finito. Ricominciamo insieme, ho messo insieme due associazioni, Amiamola e la Serenata alla Città. Bravo, bravo. Costruendo praticamente una sorta di serenata statica dove le persone parteciperanno con la maglietta, però saranno sedute e distanziate. Infatti, in già piazza. Abbiamo pubblicizzato, esatto, le magliette. E poi sul che palco, il ricavato verrà diviso per due fini. Uno è quello inerente il recupero di quella della Madonna della Chiesa che Amiamola sta portando avanti, e un altro invece per quanto concerne la Cellula Serenata, che da sempre, diciamo, si occupa di sostenere le associazioni che curano le malattie oncologiche, e quindi verrà dato a un'associazione novana che è Il Sorriso e la Sua Forza di Veria Parisi. E allora, faremo uno spettacolo in piazza che sarà uno spettacolo tra cielo e terra, perché l'idea di quest'anno è quella di vivere la città, i ricordi e la festa prima e dopo il Covid. La canzone è storia, la canzone di Nola è un patrimonio che noi abbiamo ereditato dai grandi come Natalizio, Patanella, gli altri compositori recenti, Ivo Viviani, Barone, non so, Pipariello, aiutami, Felice, Cesarano, ma lo stesso, Feliciano, Nicola, papà, i versi famosi di Nicola. E canteremo queste canzoni appunto per diciamo 31, riaccendere 30 giugno. Chiuderemo noi la festa per riaccendere un po' gli animi dei nuolani e degli amanti della festa. Quindi Piazza Duomo 30 Duomo, giugno ci sarà uno spettacolo. No, la parola è musica, quarta edizione. Ripartendo dalla terza edizione che noi abbiamo ci sarò fatto. Sarò io, Raffaele Caccavale, Tino Simonetti. Ci sarà anche Salvatore Minieri. Con la partecipazione di Salvatore Minieri. Per la prima volta. Niente, invitiamo tutti quanti a partecipare. E ci sarà anche una sorpresa, una cosa particolare che abbiamo inserito quest'anno, che poi vedrete. Va bene. Aspettiamo allora tutti il 30 giugno a Piazza Duomo. Nel frattempo comprate la maglietta, perché comprate la maglietta e partecipate. E partecipiamo tutti.